Giuseppe D'Amato era un carissimo amico, collega, un fotografo. E noi, ho detto anche prima a tutti quanti che noi ricordiamo molte volte i grandi campioni che scompaiono, ricordiamo gli eroi. Questa volta abbiamo voluto ricordare Giuseppe perché è semplice, è semplice e ci ha veramente regalato, diciamo, la sua semplicità, e noi della sua semplicità abbiamo fatto la nostra bandiera. Chi ha conosciuto da vicino Giuseppe D'Amato non poteva che ricordarlo così. La scorsa estate un incidente stradale lo ha portato via per sempre all'affetto dei suoi cari, ma il ricordo del giovane fotografo barlettano che conquistava tutti con il suo sorriso e la sua gentilezza era e rimarrà indelebile per tutti. Mai visto un pala di sfida Mario Borgia così affollato neanche negli eventi sportivi di maggiore richiamo. Almeno 2000 le persone che hanno voluto essere presenti al calcio d'inizio della sfida di calcio a 5 tra la rappresentativa fotografi di Barletta e una compagine del Barletta Calcio, già al lavoro da diverse settimane per organizzare una splendida manifestazione di beneficenza in memoria di Giuseppe D'Amato. Ricordare una persona con grande affetto che è scomparsa in maniera tragica, purtroppo è il minimo che potevamo fare, essere presenti con un caloroso abbraccio alla famiglia nel suo ricordo. E queste manifestazioni sono sempre un contributo importante per tutto lo sport, in particolare in questo caso per Barletta. Un successo di pubblico di queste proporzioni ha sorpreso veramente tutti, merito degli organizzatori che non hanno pensato ad un evento solamente sportivo. Prima e durante l'incontro di calcio c'è stato spazio per colorati bali latinoamericani e per l'immancabile arrivo della Befana, che con le sue scorribande e i suoi piccoli doni ha regalato gioia e divertimento ad adulti e bambini. Giornata terminata con un'estrazione di premi riservata ai presenti sugli spalti. In palio c'erano viaggi, maglie del Barletta Calcio e biglietti per poter assistere al match in programma domenica prossima al Puttini tra Barletta e Ascoli. I fondi raccolti dalla vendita dei biglietti saranno destinati alla famiglia di Giuseppe D'Amato. Una manifestazione commemorativa, quella del pala di sfida Mario Borgia, che visto l'entusiasmo suscitato si cercherà ora di trasformare in appuntamento tradizionale di ogni inizio d'anno. Io spero che si facciano tutti gli anni e quindi spero veramente che ci sia questa festa in onore di Giuseppe, il giorno dell'Epifania, per dare e regalare un sorriso a tutti quanti.